Pronti 1, 2, 3, buona la terza partenza con velocissima Zara Prad che va il comando nei confronti di Tudor Denny Griff, poi Zito Mou numero 10, vertice, prova ad andare a chiedere cero, strada a Tudor Denny Griff che la ottiene dopo 200 metri N di corsa. Uno, che il leader Z, passa in 15 e mezzo. Primo passaggio davanti alle tribune: Tudor Denigriff in vantaggio nei confronti di Zara Prad in terza posizione. Zito Mou, allo scoperto è rimasto, è rimasto Velvet Lux in seconda pariglia esterna. C'è Trifone Galla a precedere Attalo che ha anticipato Simpati Trio. Poi invece lungo la corda ci sono Vortice Leo. Che, anzi, Vortice Leo ha sbagliato ed è in coda. Lungo la corda c'è cioè Arta Terme e Jet in uh, quinta posizione. 600 passati in 46-1 con uh, in vantaggio Tudor Denigriff nei confronti di Zara Prad. Zito Mou lo scoperto sempre Velvet Lux suo malgrado. Gli 800 passati in 1-1 2. Con uh, un altro frazione tutto sommato svelta, Antonio Di Nardo che cammina all'avanguardia. Sul piede 16 e mezzo con Tudor Denigriff cerca di avvicinarsi al largo Velvet Lux, 1.17 il primo chilometro, Atta lo tende a muovere dalla terza pariglia, trova però l'anticipo da parte di Trifone Gall che va a scavalcare Velvet Lux. Va in quarta ruota addirittura Attalo cerca di tagliarlo fuori, Simpatitrio che non riesce però nella mossa, insiste così in terza ruota Attalo trascinandosi Simpatitrio, intanto però il leader cerca di darsela a gambe a 700 dalla conclusione, Tudor Deni Griff in vantaggio nei confronti di Zara Prad e di Trifone Gallo all'esterno, poi Zito Mou e Attalo, ancora il sette di Zico e K che si libera dalla corda e cerca di venire in anticipo su Simpatitrio che dopo un intralcio sulla curva cerca di ringambarsi in mezzo a la pista quando siamo al completamento del miglio passato in 2 1 e mezzo da Tudor Deni Griff che con un paletto in 14 6 ha messo in grave difficoltà tutto il resto della compagnia 300 dalla conclusione Tudor Deni è in vantaggio nei confronti di Zara Prad e di Trifone Trifonegal gli altri che fanno fatica con Zico e K che cerca di venire in terza ruota all'ultima curva passata in 15 e mezzo da Tudor Deni Griff che cerca di difendersi prova a ricucire Zara Prad va di dentro Zito Mou va di dentro anche il 6 di Vaciglia, largo Trifone Gall, ma Tudor, Danny Griff ha chiuso il match. Già in partenza, 31 1 la chiusa, ma basta. Antonio Di Nardo che porta a casa il successo, Roberto Faticoni la scuderia corona boreale, il successo del figlio di Varen che completa il percorso di testa. Mentre andiamo a rivedere nelle immagini per il secondo posto, c'è un arrivo stretto, con uh, più di un cavallo a lottare. Tudor Denny che sfila nell'immagine al comando. Al secondo dovrebbe essere Zito Mou a precedere Vaciglia. Poi Zara Prad e Trifone Gall a completare il quintetto. Il successo del tre di Tudor Denny Griff: 3, 2, 6 la tris, 3, 2, 6, 5 il quartè, 3, 2, 6, 5, 11 il probabile quintetto. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni o interventi della giuria. Il successo però è netto e abbastanza sicuro per Tudor Denny Griff, Antonio Di Nardo, Roberto Faticoni.